La mia amatriciana, mia personale interpretazione. Prendiamo dell'ottimo guanciale, scoteniamolo, tagliamo una listarelle e poi a pezzettini, così grossolanamente. Prendiamo una cipolla e tritiamola. Prendiamo una padella, ci mettiamo dell'olio d'oliva, il nostro guanciale, la cipolla, dell'aglio, del sale e del pepe nero. Andiamo a inserire nella nostra padella tutto così a crudo, a freddo. Siamo pronti a metterla sul gas, mi raccomando, agitare sempre per non far né bruciare né attaccare niente. Quando è tutto ben rosolato così, andiamo a versare la nostra salsa e anche un po' d'acqua. Facciamo cuocere così a fuoco medio, dopodiché a mezza cottura andiamo ad aggiungere delle foglie di basilico. Io qui personalmente a fine cottura ci aggiungo del pecorino direttamente nel sugo e lo faccio sciogliere, girando bene per non farlo attaccare. Siamo pronti a impiattare. Versiamo un po' di sugo nei nostri spaghetti, giriamo bene e aggiungiamo del pecorino. Aggiungiamo del sugo, del guanciale e altro pecorino. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e seguimi.